sì, oggi è una giornata importante qui a Napoli, è una giornata in cui hanno partecipato moltissimi ragazzi e ragazze, e questo è il segnale fondamentale. La mafia, le criminalità organizzate, la camorra, noi dobbiamo metterle al centro sempre di un'agenda politica fin quando questo fenomeno orribile non sarà sconfitto, e dobbiamo investire soprattutto sui giovani. Oggi la presenza dei giovani, la presenza di tante persone che si sono impegnate nell'organizzare questa giornata, che non finisce oggi, ma questa giornata in qualche modo è 365 giorni all'anno, denota che ci sono tante persone che lavorano per la giustizia, per la legalità e per il benessere sociale. Sì, un punto di partenza, si lancia l'allarme su questo PNRR. I gonfaloni, c'è il pericolo che possano essere intercettati dalle mafie, dove ci sono già come si controlla concretamente? No, noi dobbiamo controllare, come sempre facciamo, concretamente anche sul PNRR. Lo sappiamo benissimo che quando ci sono ingenti somme, ingenti fondi, non c'è dubbio, come hanno anche molti procuratori detto, che le mafie possono in qualche modo intervenire per intercettare questi fondi. Noi siamo lo Stato e di conseguenza ci muoveremo e ci stiamo muovendo. Tutti i cittadini onesti devono sempre combattere contro le ingiustizie. Le mafie sono una profonda ingiustizia perché attaccano i cittadini onesti, i cittadini inermi. Lo Stato deve essere vicino a queste persone, perché nessuno deve essere oggi un eroe, ma lo Stato deve riuscire sempre a intervenire prima. E quindi per me il grande affetto e la grande riconoscenza a tutti i familiari delle vittime, un ricordo profondo di tutte le vittime delle criminalità organizzate. Non torneranno indietro queste vittime, nessuno ci restituirà questi corpi. Però io so quanto lo Stato può lavorare bene e credo nello Stato che lavori bene.